Negli ultimi 2 anni i controlli nelle cave di marmo sono aumentati, in certi casi persino quadruplicati, e non ci sono più stati incidenti mortali. È un quadro più sereno quello che emerge dal tavolo tecnico riunito alle scuderie granducali per fare il punto sul protocollo di sicurezza. Un piano straordinario varato dalla regione toscana all'indomani dei tragici incidenti dell'aprile 2016 a Carrara, prorogato fino al 2020. Presente il governatore Enrico Rossi, i sindaci dell'Alta Versilia, i procuratori di Massa e Lucca. Altri 750.000 euro sono stati stanziati per garantire geologi, ingegneri, personale ASL, forze dell'ordine e strumenti di ultima generazione. Obiettivo: controllare il rispetto degli standard di sicurezza per i lavoratori, il corretto smaltimento della marmettola, dei ravaneti e delle acque reflue. La ASL, in tutto nel 2017, ha rilevato 28 non conformità su 885 controlli in cava, 43 le irregolarità nei laboratori su 450 visite. Ci vogliono delle regole e le regole devono essere applicate. Noi non pensiamo che si possa chiudere l'attività di escavazione, perché storicamente da un millennio forse più esiste, e questa attività però deve essere regolata, la tutela dei lavoratori deve essere assolutamente garantita, l'impatto ambientale deve essere contenuto e deve essere anche questo controllato, e possibilmente anche lo stesso prodotto che è il marmo deve essere valorizzato e la ricchezza distribuita. Questo è il nostro obiettivo. Mi pare che abbiamo preso la strada giusta. Cosa che ancora c'è una buona fetta di attività, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori al piano, che il problema, diciamo, la sensibilizzazione verso la sicurezza, la salute, l'ambiente, la tutela, diciamo, della salute di tutti ancora non è probabilmente quella che dovrebbe essere, e che allora da questo punto di vista qualcosina ancora c'è da fare. Il piano prosegue e presto tornerà a riunirsi il tavolo tecnico a Seravezza, ma sull'industria del marmo a preoccupare è anche l'ombra della criminalità organizzata, come affermato da un recente studio della Scuola Normale di Pisa. Vorrei dire che in un certo senso, per quel che posso dire, non sono delle supposizioni solamente campate in aria, e più di tanto ovviamente non posso dire, però ecco, una situazione di questo genere c'è motivo di pensare che possa esserci.